Too far. If we go to the moonlight.
Should I have to say?
I'm not saying we have the resources to save the poor from the lot. There will be poor always, pathetically struggling, look, and the good things you've got. Think while you still have me, move while you still see me. You'll be lost and you'll be so, so sorry. I see you bending and raising your arm. Watch out.
Thank you.
Most amazing man
cantando. Haunted kind. I asked him to say what had happened, how it all began. I asked again, never said a word, as if he hadn't heard. Next the room was full of wild and angry men. They seemed to hate this man. They fed on him and then disappeared again. Then I saw thousands of millions crying for this man. And then I heard them mention my name and leaving me to blame. I know.
I've been changed. Yes, really changed. In this past few days, when I see myself, I see like someone else. I don't know how to take this. I don't see why he moved me. He's a man. He's just a man. And I have so many men before, in very many ways. He's just one more. Soon as bring him down, soon as scream and shout, soon don't you think it's
What you started.
didn't spot it, but my real inside. But you hold every card. I will.
up my whole way. Who is this unfortunate? Oh, so this is Jesus Christ. I am really quite surprised. You look so small. Not a king at all. That you are news, but are you king, king of the Jews? You were but mine. What do you mean by that? There is not an answer. You're deep in trouble. Son of Christ, King of the Jews. How can someone in your state be so cool about this faith? An amazing thing. This silent king, since you come from Galilee, then you need not come to me, your Herod's race, your Herod's king. Healing cripples, raising from the dead. And now I am the sent of God. At least that's what she said. So you want the Christ, you are the great Jesus Christ. Prove to me that you're fine. Change my water and smile. And pull you into the hands of the roots of you. Thank you.
it? What do I do now? Could we start again, please? I've been very hopeful so far. Now for the first time, I think you're going wrong. Hurry up and tell me this is just a dream, or could we start again, please? I think you made your point now. You're even gonna be too far to get your message home before it gets too frightening. What do I do now? Could we start again, please? Could we start again, please? I think you made your point now. You're never gonna be too far to get your message home before it gets too frightening. Does she care for me?
And so the king is once again my guest. Then why is this? Was Harold unimpressed? We turn to Rome to send us Nazareth. We have no loan to put a man to death. We need him crucified, it's all you have to do. We need him crucified, it's all you have to do. For to me, Jesus Christ, you have been brought here, and a cliff beaten by your own people. Do you have a great idea where you deserve it? He's the king of the Jews, and in your kingdom. Look at me, am I a Jew? There's no kingdom in this world I'm through. There might be a kingdom moving somewhere, if you only knew. Thank you.
Thank you.
l'Accademia Musicale Pontedera, l'orchestra, i solisti. Grazie. Grazie, grazie veramente. Credete, veramente è una soddisfazione immensa, quasi al limite della commozione per tantissima energia, l'impegno che abbiamo messo, e veramente è un piacere sentire questo vostro calore. Permetteteci di prendere qualche minuto per fare dei ringraziamenti, perché veramente tutto quello che avete ascoltato non sarebbe stato possibile grazie, se non grazie all'impegno profuso in questi mesi, che va ben oltre i propri doveri di musicista, di insegnante, di solista. C'è un rapporto di amicizia, c'è un rapporto di credere in un progetto, che è quell'atmosfera che ti fa dare sempre qualcosa in più rispetto al dovuto, che è quello che crea la possibilità. Io, prima di elencare alcuni nomi che mi permetterete, è doveroso per l'impegno che hanno dato, vorrei chiamare, visto che è arrivata l'assessora Carla Kocilova, che ci farà un grandissimo saluto, e con piacere la invitiamo. Grazie a voi, è veramente un onore essere qui stasera. Voi sapete, la giunta si è insediata da pochissimi giorni, da poco più di una settimana, per cui è una grandissima emozione, come dire, presenziare a questa serata. Voi siete una delle eccellenze della nostra città, è inutile girarci intorno, fare giochi di parole, per cui per noi è importantissimo dare valore a tutto quello che porta benessere alla nostra città, e voi questo fate, l'hai appena detto te. Non è soltanto musica, ma è socialità, è amicizia, sono valori altri, e tutto questo appunto lo vogliamo valorizzare in un percorso che è già stato iniziato dalla giunta precedente, qui vedo Liviana Canovai, Papiani, Eugenio Leone, per cui noi proseguiremo dando forze e gambe al nuovo progetto del teatro, dell'antico teatro di Via Roma, e quindi recuperare uno spazio vuoto nel centro della nostra città per riportare al suo interno nuova energia e appunto tutti quei valori di cui abbiamo appena parlato. Questo è l'impegno che prendiamo qui davanti a tutti voi stasera, ringraziandovi ancora una volta per l'enorme lavoro che fate e che continueremo a fare insieme. Per cui un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi e le ragazze, le persone che hanno dato vita a questo spettacolo. Siete voi poi la vera energia e la vera forza di tutto questo. Grazie ancora, e buona serata e buon proseguimento. Grazie. Veramente adesso i nomi, perché sono importanti, perché sono veramente coloro che hanno reso possibile questo. Partirei dai solisti: Pietro Matteoli, Alessandro Zanasi, Anthony Di Blasi, Daniele Falaschi, Marco Salvadori, Eva Ermelani, Matteo Germani, Mattia Braghero, vorrei ringraziare a questo proposito Nicola Falaschi e Alessio Mattolini,
che sono i responsabili della Bohemians Musical Academy, che sono i coordinatori dei solisti che ci hanno aiutato nella selezione appunto delle voci per il coro, che è formato da alcuni nostri allievi dell'Accademia Musicale Pontedera e dal New Choir di Livorno, diretti da Noemi Fascini, che ringraziamo. E da alcuni membri del coro La Grolla, sempre di Livorno, che ringraziamo veramente tantissimo per la presenza. E doveroso, e ci tengo in modo particolare agli, come avete visto, oltre agli allievi ci sono presenti alcuni nostri insegnanti, che anche loro, come tutti i nostri allievi, a tutte le prove sempre presenti. Io non finirò mai di ringraziarlo. Roberto Cecchetti a violino. Eleonora Bandecchi, sempre a violino. Glenda Poggianti, alle tastiere e pianoforte. Alle chitarre, ma a tantissimo altro, all'ideazione, al supporto logistico, ma soprattutto alle chitarre, Andrea Barzali. Sono presenti anche altri insegnanti come Giuseppe Cataldi per il clarinetto, Marco Vanni per il sassofono, ma l'elenco sarebbe lunghissimo, ma ci tengo in modo particolare a coloro che hanno trascritto e orchestrato questo lavoro. Un'ora e mezzo di musica totalmente adattato per il nostro ensemble. Veramente vi chiedo veramente strapparvi le mani. Mirko Malacarne, Roberto Cecchetti, Giovanni Sbolsi, Lorenzo Petrizzo, che è un nostro allievo violinista, Marco Vanni, che è il nostro docente di sax. Tra gli arrangiatori chiederei di raggiungermi qua sul palco, perché non è solo arrangiatore ma anche responsabile dell'Accademia Musicale Toscana, come dicevo prima è l'altra accademia che si è unita all'Accademia della Chitarra e Bohemians, il maestro Giordano Bindi. Ringraziamo per i costumi Ornella Cantini, che non so se è presente qua, e mi unisco a tutti i ringraziamenti che abbiamo messo nel programma di sala al personale del teatro gentilissimo, a Massimo Battaglini al fonico e alle riprese di Damiano Baccetti, grazie. Permettetemi un ultimo ma veramente doveroso saluto e ringraziamento a colui che si è speso, tutti ci siamo spesi, ma credo che abbiate visto la professionalità e la maggior parte delle trascrizioni sono sue, è una colonna portante, è l'anima della nostra orchestra, e veramente senza di lui l'orchestra non ci sarebbe, il nostro maestro Giovanni Sbolsi. Come al solito io non manco mai occasione, cerco di non mancare mai occasione di ricordare che dietro a tutto questo in realtà c'è tutto un lavoro di relazioni sociali, di cucitura, di organizzazione, di gestione, di addirittura siamo arrivati a 6 gruppi WhatsApp per organizzare tutte queste persone, e per farlo col talento, la bravura, la simpatia, l'onestà, la verità di una persona che ci mette da sempre la faccia e non solo organizza e fa tutto il backstage, ma suona anche in orchestra e presenta. È il nostro incomparabile maestro Luigi Nannetti. Grazie. Veramente grazie. Che dire, come sapete questo concerto è inserito nel Pontedera Music Festival edizione estiva, che è iniziato lo scorso anno. La prossima settimana, per chi lo vorrà, replicheremo questo concerto il 2,
il 2 luglio al Teatro Cassana Terme di, al Teatro Verdi di Cassana Terme, all'interno del Festival Utopia del Buon Gusto, ma il festival prosegue, il Potere Music Festival prosegue lunedì con un tributo ai Queen al Museo Piaggio, e lunedì prossimo, l'8 luglio, il tributo a De André, sempre con la nostra con l'orchestra ridotta in forma cameristica. Noi vi ringraziamo tantissimo per questa presenza, seguiteci il 2 luglio, l'8 saremo a Sassetta e il 21 settembre rifaremo questo concerto alla Villa Pacini a Bientina. Noi veramente vi ringraziamo, perché senza il vostro supporto, questo calore, veramente non sarebbe stata la stessa cosa. Grazie, grazie a tutti, buonanotte, grazie.